Buongiorno Lorenzo, a cosa serve l'app? Buongiorno. Allora, l'applicazione serve per permettere alle persone sorde di telefonare. In poche parole, le persone sorde non hanno problemi a dover contattare un carattrezzi, un'ambulanza in caso di emergenza. Grazie a questa applicazione potranno telefonare esattamente come scrivere in una chat, con la differenza che dall'altra parte non c'è un'applicazione, ma c'è un telefono normale. Quindi questa barriera di comunicazione, che è il telefono tradizionale, viene superata con la nostra tecnologia. E come ti o vi è venuta l'idea di fare questa cosa? All'idea è venuta guardando la televisione, perché ho visto l'intervista di Gabriele Serpi, che è un ragazzo sordo che ha avuto appunto un incidente d'auto e non è riuscito a chiamare né un'ambulanza né un carattrezzi. Da lì io venivo dal mondo della consulenza, quindi il mio lavoro era quello di risolvere i problemi delle aziende con la tecnologia, e in quel momento ho pensato che potevo dare le mie competenze per risolvere un problema della società. Da qua è poi iniziato il nostro percorso, in cui abbiamo deciso anche la strategia del social business, che è una cosa di cui adesso ne sono pienamente innamorato, ossia della possibilità di trasformare un problema sociale in un'azienda, che è un po' quello che abbiamo fatto, visto che adesso Perius è diventata effettivamente un'azienda con 8 dipendenti. Come l'hai costruito questo gruppo di lavoro? Ah, il gruppo di lavoro, infatti questa è la parte più, diciamo, cruciale della creazione di una startup. Il team, infatti quando si chiede a un investitore cosa è più importante, c'è, cioè, tre cose: il team e il team. Sembra una battuta, però è il 90% che lo fa quello. Nel mio caso ho contattato amici di cui avevo stima e fiducia per avere feedback, e qualcuno mi ha dato dei feedback, qualcuno mi ha impegnato e non ha avuto lo stesso entusiasmo. Stefano è stato il primo, un amico di vecchia data, che ha avuto anche lui la stessa scossa dell'entusiasmo di dire voglio farne parte. E così si è iniziato a creare, un po' come dalla palla di neve si crea la valanga. Stefano, poi si è aggiunto Alessandro e poi tutto il team che è venuto man mano a formarsi. Ovviamente all'inizio le difficoltà sono parecchie, quindi anche serve una buona dose di motivazione per accettare di lavorare, insomma, con dei sacrifici maggiori di un lavoro tradizionale. Però credo che nel nostro caso le soddisfazioni vadano comunque oltre qualsiasi aspettativa. E quali procedure hai seguito per arrivare a realizzare l'app? Qual è il tuo percorso che vi ha permesso di fare questa attività? Ok, diciamo che in genere il percorso, le procedure, il consiglio è quello di essere il più possibile, si dice in gergo lean, ossia snelli, evitare di fare un progetto mastodontico che magari richiede tanto tempo per la realizzazione, quando il mondo in cui lavoriamo è un mondo che cambia tantissimo. Quindi l'obiettivo è avere subito qualcosa che funziona e da far testare agli utenti. Nel nostro caso, la prima prova è stata, diciamo, la prima sfida è stata, cioè si può fare, funziona, possiamo davvero far telefonare le persone sorde con la tecnologia, e abbiamo fatto un prototipo, quindi la prima parte è stata prettamente tecnica. Dopodiché siamo andati a far vedere questo prototipo e le persone che non ci credevano rimanevano comunque, beh, bellissima cosa, ma adesso voglio vedere se qualcuno è disposto a usarlo, a pagarlo per questo. Quindi la sfida successiva è stata trovare qualcuno, un modello di business, quindi rendere sostenibile qualcosa di tecnico. Questo è stato il nostro percorso, perché noi abbiamo un background tecnico. Se uno avesse un background diverso, magari i percorsi possono essere diversi. Man mano che si va avanti, ognuno ha delle sfide, ogni startup ha delle sfide che deve affrontare, e l'obiettivo è formularsi proprio, un consiglio è quello di formularsi proprio come domande, cioè chi è che comprerebbe questa applicazione, chi è che la userebbe, cosa ci dovrebbe fare, e pensare da tutte queste qual è la domanda a cui vogliamo rispondere e lavorare per quella. Noi adesso abbiamo risposto alla domanda: funziona? Sì, ci sono delle persone sorde che hanno usato e persone che hanno chiamato un medico per farsi una visita. Chi comprerebbe questa applicazione? Ci sono delle aziende a cui team, protezione civile dei comuni, abbiamo diverse aziende che stanno, banche che stanno partecipando. E adesso è che qualcuno investirebbe soldi in questo progetto, adesso che uno ha un'attività che inizia a sembrare un'attività commerciale, diciamo, un vero business. E questo è stato Team Venture e Bet Capital, Sistema Investimenti, che hanno creduto in questo. E questa è stata, diciamo, la nostra più grande vittoria, quella di convincere soggetti prettamente finanziari a investire in un mondo di imprenditoria sociale, quindi a risolvere un problema sociale con logiche di business. Quali difficoltà avete incontrato?
difficoltà, quelle sono ovviamente tantissime, diciamo, dal nostro punto di vista tecniche sono quelle minori che sono comunque qualcosa che riesci a risolvere, però la difficoltà principale è quella di far trasmettere un pochino il cambio di mentalità, ossia sia da parte delle aziende, ossia di convincere le aziende ad avere un approccio non eccessivamente commerciale nei confronti dell'accessibilità, cioè se io dovessi misurare l'efficacia dell'accessibilità in base al ritorno economico immediato sarebbe come misurare la validità di un bagno per disabili in base al numero di persone che ci vanno, così funzionano le metriche del business. In realtà nell'accessibilità non è così, è un valore più ampio che non va nell'immediato, ma è qualcosa che deve far parte del brand. Quindi questo è un cambiamento difficile che noi dobbiamo lavorare e convincere le aziende per diciamo, adottare questo schema. Quindi questo attualmente è la nostra sfida, quindi trasmettere un valore. E quali prospettive vi siete dati per il futuro? Le prospettive sono abbastanza ampie, dall'estendere l'internazionalizzazione, estendere il nostro servizio in altri paesi, tra cui abbiamo il Brasile, la Germania e la Cina, dove c'è la maggior popolazione di persone sorde e il minor servizio per queste persone, quindi diciamo, c'è la ma maggiore necessità. Quindi l'estensione, diciamo, geografica, l'internazionalizzazione. E oltre al miglioramento della tecnologia che ci permetterà di offrire un servizio non solamente per le persone con sordità profonda, ma anche con quelle con problemi di udito, che per la maggioranza sono persone anziane che hanno poca dismestichezza con lo smartphone. Quindi l'idea è quella di portare l'applicazione sempre più vicino alle persone, sulle smart TV o su altri dispositivi più consoni per le persone. Quindi questo è un futuro anche che vede l'inclusione al lavoro, permettere ai dipendenti sordi di partecipare alle riunioni, un progetto che stiamo facendo adesso con una multinazionale. L'idea è di chiudere accordi, avere i primi early adopters, come si dice in gergo, quelli che fanno da portavoce, e se da portavoce lo fa un'azienda grande, l'effetto, la trasmissione, questo valore, che è il valore dell'accessibilità, viene propagato in maniera molto più importante. Grazie molto Lorenzo e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te.